La storia attraverso il cinema è il fulcro che ci accompagnerà per tutta la durata della narrazione. Andremo a parlare di come il cinema sia diventato, ma sia in realtà sempre stato, sin dalla sua nascita, un mezzo di comunicazione diretto e accessibile a tutti. A partire dai fratelli Lumière, passando per il cinema fascista e di propaganda, e per il neorealismo, fino ai giorni nostri, il cinema è sempre stato un mezzo di comunicazione che ha permesso di attraversare tanti paesi, di conoscere nuove culture allargando gli orizzonti, e che ha permesso a tantissimi paesi di non perdere la propria identità nel mondo a causa della deterritorializzazione. Il cinema è sempre riuscito in tantissimi modi diversi, anche attraverso generi più leggeri, come la commedia o l'animazione, di condividere e far vedere, perché il cinema è il mezzo che più di tutti si avvicina alla realtà e attraverso il quale, con un linguaggio che ci è familiare, possiamo avvicinarci a culture che sono invece lontane, ma che possono arricchire e arricchirci. Ho raccolto alcune testimonianze che mi hanno permesso di arricchire la ricerca sul tema, non limitandomi solamente alla mia esperienza, ma raccogliendo sensazioni ed emozioni differenti che mi hanno permesso di approfondire ancora di più questo tema. Sono sempre stata l'amica dietro del mio gruppo ed è stato uno scherzo tra noi per un po' che io fossi la minoranza tra tutti i miei amici. Tuttavia, più a lungo sono stata da sola a pensare alle cose, più ho iniziato a rendermi conto che la mia sessualità non è lineare. È difficile capire la tua sessualità quando non sei mai stata con nessuno in alcun modo. Non ho mai baciato un ragazzo, non sono mai uscita con nessuno di alcun genere e non sono mai stata innamorata. L'unica volta che ho baciato un ragazzo è stato in uno spettacolo teatrale. Pride mi ha aiutato a venire a patti con questo e ne sono estremamente grata. È un film fenomenale che è stato creato con tanto amore e talento. L'intento di Goodbye Lenin non è quello di glorificare la Germania orientale, il che è un vero pericolo in un film che ruota attorno al mantenimento in vita di uno Stato a beneficio di una donna molto malata che sarebbe troppo inorridita dalla sua fine per continuare ad andare avanti. Ma è da lì che il film trae gran parte del suo umorismo. Alex non è del tutto in grado di tenere lontani da sua madre gli straordinari sviluppi in Oriente, quindi deve trovare il modo di spiegare un enorme cartellone della Coca-Cola sull'edificio che ha una vista dalla sua finestra. Le trasmissioni di notizie sono piene di una propaganda così ridicola che è perfettamente in linea con qualcosa che l'effettiva televisione della Germania dell'Est potrebbe aver mandato in onda. Oggi ho chiesto a mio nonno, quasi esitante, se avesse visto il film e quali fossero i suoi pensieri. Data la sua rabbia duratura per l'intera esistenza della Repubblica Democratica Tedesca, ero quasi preoccupata che potesse aver trovato il film offensivo. Invece è scoppiato a ridere e ha iniziato a ricordare alcune delle sue scene preferite. È il miglior complimento che posso fare a Goodbye Lenin. And Then We Danced mi ha aperto gli occhi su un mondo di cui non ero a conoscenza, ha stimolato la mia curiosità in un momento di stasi, mi ha permesso di viaggiare in un periodo in cui non ci era concesso farlo, mi ha ricordato che bisogna lottare per ciò che vogliamo, per essere noi stessi. Mi ha insegnato che non c'è nulla di più bello dell'amore in tutte le sue forme, che la cultura è il motore del mondo, proprio grazie a tutte le sue diversità che si incastrano perfettamente. Questo film mi ha fatto capire cos'è la libertà, che non è mai così scontata. Mi ha permesso di conoscere la storia di un paese a me quasi sconosciuto e mi ha fatto capire quanto ancora la sua gente lotti per la libertà. E il cinema può essere anche questo, una lotta, una denuncia, un inno alla libertà. Durante il periodo del dopoguerra in Italia, inizialmente il movimento cinematografico del neorealismo fece fatica a vedere la luce o a essere apprezzato dal pubblico, dato che non voleva più rivivere l'esperienza della guerra anche attraverso il grande schermo, ma doveva essere uno strumento di evasione. Un film che ho approfondito in seguito a questa ricerca è Umberto D, che negli anni è diventato uno dei pilastri del cinema. Ho trovato interessante il contrasto tra l'atteggiamento delle persone, più freddo e distaccato, quasi rassegnato di fronte alla realtà a cui sarebbero andati incontro che hanno vissuto, e il rapporto umano che emerge tra il protagonista e il suo fidato cagnolino, conferendo al finale una nota di speranza. Credi nell'America. Credi, nonostante la sua storia, che nella sua forma attuale possa migliorare ed essere migliore. Credi che la vita possa adattarsi e che le persone possono essere uguali in un sistema costruito sulla disuguaglianza. Ti senti abbastanza potente da cambiare le cose dall'interno, ma non puoi. Tutto ciò che stai facendo è assimilarti alla cultura e al sistema, perché non importa quello che fai. Un poliziotto bravo non fa pace per milioni di malvagi che stuprano e uccidono persone di colore. Non compensa un sistema che li imprigiona, li degrada e li distrugge per il colore della loro pelle. Dopo un film pieno della speranza di un protagonista per il cambiamento dall'interno, per un mondo in cui non è necessaria una rivoluzione completa, dopo un momento di eroismo e catarsi, siamo portati nella realtà delle cose, alla realizzazione all'interno delle nostre anime che le cose non sono mai semplici.
il filmato di Charlottesville brucia nel tuo cervello e perdi la capacità di sfuggirgli. Ti rendi conto, come se ce ne fosse bisogno, che il sistema è rotto e che il sistema non si arrenderà così facilmente. Possiamo cambiare? Siamo andati troppo avanti per abbattere questo sistema? Non lo so, ma posso credere che un altro modo di vivere sia possibile, che questo non sarà per sempre. Possiamo credere e lottare per un mondo migliore, da fuori e insieme. Ognuna di queste testimonianze racconta di come il cinema possa segnare e insegnare, di quanto non sia soltanto un mezzo di intrattenimento, ma anche e soprattutto di informazione e comunicazione. La mia personale visione in merito è che il cinema può essere una grande fonte di conoscenza. Mi ha fatto conoscere nuove culture, mi ha insegnato a guardare il mondo con occhi diversi ed ampliare i miei orizzonti. Mi ha aiutata a scoprire ed approfondire la mia identità e anche se può essere un'arma a doppio taglio a causa di pregiudizi e stereotipi che possono andarsi a creare, trovo che sia il mezzo di comunicazione più forte e diretto che permette di sensibilizzare e avvicinare e che dà una voce anche a chi senza il cinema non ne avrebbe una.